torniamo al valore del dolore, un valore pedagogico e non solo, ma anche un valore spirituale, un valore umano e un valore profetico. E lo facciamo con le parole sempre del nostro Geremia, capitolo 6, versetto 29. Il mantice soffia potentemente, il fuoco scioglie il piombo, invano si tenta di raffinarlo, le scorie d'argento non si separano. Vedete, per sciogliere il piombo, no? Per rendere bello, per purificare l'oro, bisogna passarlo nel crogiuolo. E quindi il piombo invece noi lo passiamo nel fuoco. Però queste immagini ci dicono quanto sia importante che il nostro animo sia purificato. E ce lo ricordava già il profeta Isaia, quando dice: ecco, io ti ho purificato per me come l'argento, ti ho raffinato nel crogiolo dell'afflizione. Cioè il dolore, la prova fisica o spirituale che sia, non solo ci purifica, non solo ci prepara e ci migliora nel nostro cammino spirituale, ma ci fortifica e ci prova come uomini, perché vedete, gli uomini veri non sono quelli che fanno grandi cose, no? Gli uomini veri sono quelli che sanno soffrire, sono quelli che sanno soffrire, che sanno dare un senso al dolore, alla sofferenza e che sanno aiutare chi soffre. Perché come spesso ripeto, il dolore o ti chiude oppure ti apre. Un drammaturgo tedesco, George Buchner, morto nel 1837, citato da Gianfranco Ravasi nel suo testo Il silenzio di Dio, in un suo dramma fa dire queste parole a un personaggio: il dolore è la rocca dell'ateismo. E noi non siamo d'accordo con questa definizione, perché è vero che molte volte il dolore ti fa allontanare da Dio, ti fa mettere in discussione Dio. Invece il dolore, quando viene accolto, viene offerto e viene anche sostenuto dalla famiglia, dalla comunità parrocchiale, da dove tu vivi, questo dolore ti purifica la fede, te la irrobustisce e te la fa veramente diventare secondo il cuore di Dio. Noi ci vediamo domani, Pane Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!